Un cordiale saluto a tutti gli amici sportivi e benvenuti qui al Campo Falco di Albino, dove è in programma l'ultima giornata del campionato di eccellenza a Girone C. Si affrontano le formazioni dell'Albino Gandino e dell'Orceana. Giornata fredda con un vento gelido che sicuramente darà fastidio un po' ai giocatori in campo. Le formazioni, l'Orceana che si presenta in campo con la maglia bianco-celeste è schierata col numero 1 Magoni, 2 Lanzi, 3 Reccagni, 4 Marfo, 5 Massardi, 6 Rossi, 7 Piacentini, 8 Orsini, 9 Venturi, 10 Barbieri, 11 Minelli. In panchina a disposizione del tecnico signor Mario Donelli, numero 12 Vino, 13 Legrati, 14 Rigoni, 15 Venturi, 16 Mapelli, 17 Scarabaggio, 18 Pedretti, 19 Alzani e 20 Lizzola. Risponde l'Albino Gandino in completa tenuta gialla ed è schierata col numero 1 Tanghetti, 2 Carrara, 3 Fratus, 4 Savoldelli, 5 Nori, 6 Beloli, 7 Zanga, 8 Franchini, 9 Tiravoschi, 10 Carobbio, 11 Confalonieri. L'allenatore, il signor Roberto Radici, ha portato in panchina il numero 12 Tanghetti, il numero 12 ci hanno dato 2 Tanghetti sia in porta che in panchina. Il numero 12 è Bogazzi, mentre il numero 13 Masinari, 14 Ongaro, 15 Ribolla, 16 Curnis, 17 Piantoni, 18 Cornelli, 19 Anzaui e 20 Caccia. L'arbitro dell'incontro, che in questo istante ha dato inizio alle ostilità, è il signor Andrea Scarano della sezione di Serigno. I suoi collaboratori di linea sono il signor Antonio Nicolò e Danilo Monopoli della sezione di Milano. Intanto il possesso di palla della formazione ospite, però recupera subito Carobbio che gioca in avanti per Tiravoschi, retropassaggio, palla recuperata ancora dalla formazione dell'Orceana con Minelli. Minelli cerca di difendere sulla pressione di Tiravoschi, la palla è buona, ancora il lancio a cercare lo scatto di Confalonieri, Confalonieri atterrato, attenzione, attenzione, subito un'espulsione. Fallo al limite dell'area, espulso il numero 2 Lanzi, credo, che ha commesso fallo su Tiravoschi, espulso dopo un minuto, dunque subito un giocatore della formazione allenata da Mario Donelli e la formazione dell'Albino Gandino ha questa possibilità. Confalonieri che era riuscito ad anticipare Lanzi ha poi commesso fallo proprio prima di entrare in area e il signor Andrea Scarano è stato subito il rosso per il difensore dell'Orceana, formazione dunque ospite che rimane in inferiorità numerica e un calcio di punizione da posizione veramente pericolosa per la formazione di Roberto Radici. Ricordo che nel campionato la formazione appunto di casa è all'ottavo posto con 46 punti, mentre l'Orceana con 22 punti al terzultimo posto della classifica in piena bagarre zona playout. Intanto è pronto il capocannoniere Luca Confalonieri, autore di 21 reti fino a questo momento, ha questa possibilità su questo calcio di punizione. Attenzione, parte Confalonieri, destro forte che si infrange sulla barriera, ancora Confalonieri atterrato, poi c'è il lancio in avanti di Franchini, lo scambio ancora con Tiravoschi, palla messa in mezzo, Confalonieri e c'è il gol di Confalonieri subito dopo 2 minuti e 40, dunque Confalonieri realizza il gol del vantaggio, dunque Confalonieri sblocca subito il risultato, è riuscito ad agganciare bene un traversone in area e a superare il portiere Magoni, partita subito
che si mette bene per la formazione di Roberto Radici, che è riuscita subito a passare in vantaggio con il suo bomber con Falonieri e praticamente gioca anche in superiorità numerica, dunque 1-0 con Falonieri. Subito a segno il bomber dell'Albino Gandino e anche del campionato. Intanto l'intervento di Savoldelli, il capitano, palla controllata ancora da Savoldelli, viene poi fermato, ora lo scatto in avanti di Orsini, ancora lo scatto di Orsini va a chiudere Fratus e lascia poi terminare la palla sul fondo. Dunque partita che è iniziata subito con due sussulti, dopo un minuto praticamente l'espulsione di Ivan Lanzi e poi subito nemmeno con tre minuti di gioco il gol realizzato da Confalonieri. Intanto ancora questa palla in aria, Savoldelli viene anticipato, cerca di ripartire ora la formazione dell'Orceana con il capitano Rossi. Poi il pallone è uscito, la rimessa laterale, palla controllata ora dal numero 4 Marfo con l'appoggio arretrato su Rossi, ancora ora il pallone sulla destra verso Orsini. Subito dunque partenza in salita per la formazione di Mario Donelli, che è in piena bagarre per i play out. Infatti c'è l'Orsolesia con 14 punti, Casazza 20, Orceana 22, San Lazzaro 25. Dunque praticamente spacciata l'Orsa Iseo e si lottano appunto queste tre formazioni con la Romanese per appunto la zona play out. Intanto attenzione, palla poi allontanata, protestano i sostenitori dell'Orceana che volevano un fallo di mano. L'arbitro abbastanza vicino all'azione ha lasciato proseguire e poi c'è stato un fallo. Calcio di punizione dunque assegnato a favore dell'Albino Gandino. Savoldelli, palla recuperata da Piacentini, attenzione Piacentini, prova il tiro respinto e palla che termina in fallo laterale. La rimessa in gioco, servito Marfo che la gioca in mezzo per Barbieri, Barbieri per Piacentini, palla recuperata da Confalonieri, poi Tiraboschi, Tiraboschi prova a scattare, Tiraboschi si allunga troppo la palla e poi finisce per portarsela direttamente sul fondo. Cerca la ripartenza subito ora l'Orceana, recupera Beloli, anticipato Confalonieri, palla calciata lunga da Reccagni, poi lavora bene il pallone Venturi, Barbieri, palla all'indietro su Rossi, il capitano, questo lungo lancio a cercare Piacentini, tocco in mezzo, ancora Beloli che interviene, Franchini, Carrara Francesco, Noris, lancio lungo, palla appoggiata all'indietro da Orsini su Magoni, Magoni classe 2002 schierato tra i pali dell'Orceana in questa ultima giornata di campionato. Barbieri, palla in mezzo, fallo di Tiraboschi, calcio di punizione, Rossi, Barbieri, ancora Rossi,
apertura un po' imprecisa per arbitro, devi svegliarti, arbitro, Orsini. Devi svegliarti. Stai dormendo. Stai. Intanto la rimessa laterale di Savoldelli, l'appoggio per Noris. Carrara, questo scambio ancora Carrara Francesco, anticipato, palla allontanata da Rossi, poi il recupero di Minelli, ancora Marfo all'indietro, Rossi, il lancio intercettato da Belloli con Falonieri, buona questa azione di Rossi che supera la metà campo, attenzione l'apertura sulla destra, Piacentini, può puntare Savoldelli, ancora Piacentini, la palla intercettata da Fratus, ancora il pallone all'indietro, Piacentini molto attivo in questo inizio di gara, così come pure Rossi. Recagni, parte un lancio, colpo di testa ad allontanare Fratus, poi Tiravoschi, Belloli, Tiravoschi ancora, apertura sulla destra a cercare Carobbio che però viene anticipato, viene segnalato anche un fallo da parte dell'assistente, dunque calcio di punizione subito battuto per l'Orsiana, lancio in avanti, palla intercettata, ancora il pallone recuperato, Tiravoschi cerca l'inserimento per Confalonieri, palla troppo lunga, è uscito Magoni. Ora il fraseggio da parte dell'Orseana, palla però intercettata, Franchini sbaglia però l'appoggio, poi recupera palla, tocca all'indietro per Noris, lancio a cercare Confalonieri che aggancia, entra in area Confalonieri, attenzione, palla messa sulla destra e la conclusione di Franchini con l'intervento di Stefano Magoni che ha evitato il raddoppio. Con la deviazione, palla messa in calcio d'angolo, conclusione di Franchini che ha costretto Magoni ad un difficile intervento. Se tiro dalla bandierina, è un Zanga traversone, palla allontanata, arriva Fratus, poi Carobbio, un appoggio preciso per Confalonieri che è comunque riuscito a intervenire mettendo la palla in fallo laterale, la rimessa in gioco, colpo di testa di Franchini, poi ancora Franchini in anticipo, entra in area Franchini, traversone intercettato, altro calcio d'angolo per l'Albino Gandino. E ancora Zanga che va a effettuare il tiro d'angolo con i saltatori che si sono portati in avanti, attenzione, parte il traversone, prova a staccare Franchini anticipato, poi Noris alza una palla intercettata da Confalonieri, ancora Noris che interviene, però falloso il suo intervento e calcio di punizione fischiato dal signor Andrea Scarano, chiamato a dirigere questa ultima partita di campionato di eccellenza Girone C. Lino Gandino che vuole chiudere al meglio questa stagione, un'eventuale vittoria credo faccia il record di punti da quando questa formazione milita in eccellenza, saremo poi a vedere appunto il risultato finale di questa gara. Tanto Carrara Francesco sul contrasto con Marfo, lascia terminare la palla oltre la linea bianca, siamo al 13esimo. Conduce l'Albino Gandino per 1-0 e gol di Confalonieri. Vai,
Attenzione, intanto Zanga, il sinistro di Zanga che però non riesce a inquadrare la porta. Altra azione pericolosa costruita dalla formazione allenata da Roberto Radici. Tanto il rilancio, c'è una deviazione di testa nella rimessa in gioco che viene effettuata da Carrara Francesco. Palla in avanti, recupera Barbieri. Lo scambio in mezzo al campo, poi il tocco arretrato. E Orsini. Scambio Piacentini. Ancora Piacentini che riceve palla. Tocco con Barbieri, lancio in area, l'uscita di Tanghetti che riesce a anticipare il tentativo di Venturi. Riparte l'Albino Gandino, lancio lungo a cercare lo scatto di Carobbio. Carobbio mantiene in gioco il pallone, effettua il traversone deviato. Calcio al volo. Il terzo angolo conquistato dalla formazione di casa. Mentre intanto sembra apparire un tiepido sole dopo le nuvole minacciose con un vento freddo e forte di prima dell'inizio della gara. Tanto Zanga dalla bandierina, traversone e il colpo di testa per il 2-0. Ha segnato Tiraboschi che è staccato benissimo di testa. E al quindicesimo dunque l'Albino Gandino ha raddoppiato con Tiraboschi. Partita veramente in salita per la formazione di Mario Donelli, che si è visto espellere subito un giocatore dopo un minuto e successivamente è arrivato subito il gol di Confalonieri e adesso addirittura il 2-0. Dopo praticamente un quarto d'ora di gara, 2-0 e un uomo in più, partita che sembra in discesa per la formazione di casa. Tiraboschi, Savoldelli, tocco arretrato, Zanga, fermato, poi ancora Tiraboschi prova a saltare l'avversario che lo ferma, Orsini, ora l'apertura sulla sinistra per il tocco di Minelli in avanti, palla intercettata, Carobbio, Beloli, Tiraboschi anticipato, ancora nel cerchio di centrocampo, Marfo all'indietro, Barbieri, deviazione, Franchini, Canara all'indietro per Noris, poi Fratus, Savoldelli, Zanga, Fratus, Savoldelli, Zanga, Noris, ancora Noris, il tocco per Zanga, si è liberato Savoldelli sulla sinistra, riceve il pallone, ancora Savoldelli, parte un traversone insidioso, deviazione di testa, raccoglie la palla Reccagni. Poi il rilancio di Rossi, ancora una palla in profondità per Venturi, fermato però nella sua azione, può ripartire l'Albino Gandino, Savoldelli, Zanga, Carrara Francesco, siamo al 18esimo. Fratus, Savoldelli, ancora Fratus, Zanga,
indietro per Tanghetti, attenzione a Fratus, rischia un po', poi riesce a servire Savoldelli. Lo scatto di Savoldelli, l'apertura per Tiraboschi, attenzione a Tiraboschi, traversone sul secondo palo con Falonieri, mantiene il gioco il pallone. Poi con Falonieri cerca di superare Recagni, che lo ferma, subisce anche il fallo da parte del bomber della Vino Gandino. E calcio di punizione dunque per l'Orceana, che prova a ripartire. Massardi, lungo lancio, palla intercettata. Ancora intervento di Franchini, apertura sulla destra con Falonieri, entra in area, si è un po' decentrato, prova a mettere in mezzo, palla intercettata. Poteva essere sfruttata meglio questa situazione di 3 contro 2 da parte dei giocatori della Vino Gandino, a mio avviso. Chiuso poi il passaggio di Confalonieri, un bel intervento di Marfo. Ora riparte l'Orceana, arriva Savoldelli in anticipo, ancora Savoldelli che si propone, attenzione Savoldelli, Savoldelli prova il destro centrale. Magoni ha fatto buona guardia su questo tiro di Savoldelli, per la verità piuttosto centrale, che non ha impegnato severamente l'estremo difensore dell'Orceana. Rossi, poi Orsini, Barbieri, Massardi. Massardi supera un paio di avversari, poi sbaglia l'apertura sulla destra, un suggerimento troppo forte che manda il pallone direttamente in fallo laterale. Intanto la rimessa in gioco del capitano della Vino Gandino, Savoldelli. Zanga, palla intercettata. Ora si propone in avanti Minelli, Piacentini, poi il traversone e c'è il 2-1 con il gol di Venturi, che ha sorpreso un po' tutti. Venturi, lasciato libero in area, è riuscito a realizzare il gol del 2-1. Dunque abbiamo già visto 3 reti nel giro di 22 minuti. Un gol che, diciamo, riapre un po' la gara, dando un po' di coraggio alla formazione dell'Orceana, che era partita veramente male in questo inizio di gara, sotto di 2 reti con un uomo in meno. Ora con questo gol forse la formazione di Donelli dovrebbe trovare un po' più di fiducia, anche se la Vino Gandino ha la possibilità sicuramente di realizzare ancora delle reti, visto che ha già creato ancora 2 o 3 occasioni importanti oltre ai 2 gol realizzati. Tanto la rimessa laterale, intervento falloso di Franchini. Calcio di punizione, viene servito Barbieri, poi Recagni. Ancora il pallone all'indietro, riceve Minelli.
Massardi. Orsini, Barbieri, Reccagni, anzi Rossi che ha spedito in avanti, Marfo, lancio intercettato ma ancora Marfo che recupera. Ora parte un lungo lancio, Savoldelli di testa allontana, palla a metà strada, attenzione, fortuna sulla destra, Orsini, parte un traversone dall'area all'uscita di Tanghetti. Sul rilancio, palla che viene recuperata da Franchini. Calcio di punizione. Marfo. Palla ancora recuperata dall'Oceana, che cerca di manovrare ancora questo lungo lancio. Fratus. Poi Orsini lotta con Confalonieri. Piacentini, Rossi, Reccagni. Sul contrasto Franchini, viene atterrato fallosamente. Calcio di punizione battuto da Noris per Savoldelli. Fratus, Zanga, Fratus, Noris, supera la metà campo, Franchini, palla al limite dell'area, la respinta, arriva ancora a Carrara Francesco, Zanga, Savoldelli, poi questo 1-2 che non si chiude, recupera palla Barbieri. Apertura però imprecisa verso Minelli, pallone direttamente in fallo laterale. 26 minuti di gioco di questo primo tempo, il punteggio è di 2-1 per l'Albino Gandino. Parte intanto un traversone troppo lungo per tutti, pallone credo di Carrara Francesco, spedito nell'area ma non c'erano compagni, anche il suggerimento comunque troppo forte che è terminato direttamente oltre la linea di fondo campo per il rinvio di Stefano Magoni. Palla controllata da Piacentini. Il rilancio, Zanga di testa, tira Boschi. Savoldelli prova ad andare sul fondo, il traversone. Palla respinta, arriva Zanga, prova il destro, pallone giocato da Beloli, altro tiro respinto, ancora Savoldelli, palla messa in mezzo, deviazione, arriva Carobbio, Carrara Francesco che si propone in avanti, traversone, attenzione, palla gol, conclusione però debole di Franchini, bloccata da Magoni. Intanto c'è un giocatore a terra dell'Oceana, credo si tratti di Orsini, che è praticamente a bordo campo. Palla recuperata, Savoldelli, attenzione, momentaneamente in 9 uomini la formazione dell'Oceana. Franchini, l'apertura per Tiraboschi, entra in area Tiraboschi, il traversone, la deviazione, arriva ancora Franchini al volo, ma spedisce sul fondo. Vediamo
se ci sarà la sostituzione di Orsini, che è ancora a bordo campo. Indicato il cambio. Allora vediamo chi entrerà al posto di Orsini. Palla che termina in fallo laterale. Vediamo dunque che dovrebbe arrivare la sostituzione. Credo sia il numero 17 Scarabaggio a entrare sul terreno di gioco. Vediamo. Tanto ancora in 9 uomini la formazione di Donelli. Il rilancio. Minelli all'indietro, Rossi, lancio intercettato da Zanga, fallo su Franchi. Vediamo ora che arriva il cambio, vediamo chi entra. Entra il numero 17 Scarabaggio Gabriele, classe 2000, uscito un 99. Intanto abbiamo superato la mezz'ora di gioco. Sempre con l'Albino Gandino in vantaggio per 2-1, batte il calcio di punizione Noris. Alla cercare Savoldelli, intervento di Scarabaggio. Attenzione, appena entrato in campo è staccato di testa, forse si è tagliato. Attenzione, vengono chiamati gli assistenti, la guardia medica a bordo campo. Sfortunato questo Gabriele Scarabaggio, appena entrato sul rettangolo di gioco, nello staccare di testa ha colpito la testa di Savoldelli, è rimasto giù. E qui il gioco è fermo, dunque, per assistere lo sfortunato giocatore Gabriele Scarabaggio. Vediamo ora che sono intervenuti gli assistenti a bordo campo con la barella. Una botta alla testa, fortuita. Il neo entrato Scarabaggio. Applausi da parte del pubblico per questo giovane giocatore. Vediamo ancora, viene accompagnato a bordo campo. Vediamo poi se sarà in grado di proseguire oppure bisognerà effettuare una sostituzione. Intanto il calcio di punizione che viene battuto da Magoni. Noris mette, intanto è rientrato in campo Scarabaggio. Intanto Noris, tocco sulla destra,
Calara Francesco, palla sulla sinistra, ora per il capitano Savoldelli, interviene Scaravaggio, arriva Zanga, il lancio in area di Zanga, troppo in profondità per l'inserimento di Franchini, palla sul fondo. C'è il rinvio di Magoni, partita che è ancora aperta, Albino Gandino che vuole cercare di chiuderla, ma l'Orceana ha trovato coraggio dopo il gol del 2-1. Intanto Savoldelli, Beloli, Zanga, Savoldelli, Zanga, poi Franchini, Calara Francesco, Noris, lancio in avanti, sfiora Tiravoschi, interviene Rossi, poi c'è il fallo su Marfo, calcio di punizione che sarà battuto da Rossi, Barbieri, Massardi, avanza palla al piede Massardi, prova il lungo lancio, va a chiudere Savoldelli, poi Tanghetti che può rinviare, vuole il tocco di Confalonieri, poi Zanga, un'apertura sulla destra imprecisa con palla che va a terminare in fallo laterale. Ancora questa azione ora dell'Orceana. Barbieri, Marfo, tocco arretrato, Barbieri, Piacentini, ancora il pallone allontanato in qualche modo e poi Tiravoschi, calcio in avanti. Rossi recupera il pallone, siamo al 36esimo. Il gioco comunque è stato fermo almeno un paio di minuti per l'infortunio corso a Scaravaggio. Tanto Franchini con Falonieri può mettere in avanti, fuori gioco di Tiravoschi, si è alzata la bandierina d'assistente al 36esimo, dunque era andato a rete Tiravoschi ma il gioco era già fermo. Intanto Beloli, palla controllata da Fratus, Calara Francesco, un lungo esterno in avanti, il pallone toccato da Scaravaggio termina in fallo laterale. Rimessa in gioco, attenzione, Savoldelli può crossare sul secondo palo, anticipato con Falonieri dall'intervento di Reccagni, deviazione, palla in out, dunque la rimessa laterale subito effettuata, Carobbio all'indietro per Calara Francesco che la gioca ancora su Carobbio, traversone intercettato, calcio d'angolo. Calcio d'angolo dunque per l'Albino Gandino e batterà Zanga. Quel lungo traversone anticipato Franchini, poi Carobbio, Tiravoschi, il colpo di testa di Tiravoschi con palla che ha sfiorato il palo. Sulla sinistra di Magoni.
Tanto la rimessa laterale, Recagni parte un lancio, prova a staccare Noris, Franchini, Zanga, tira Voschi, poi Fratus, Savoldelli, tira Voschi, Veloli, Zanga, la gira di prima intenzione, Rossi, poi Massardi, palla all'indietro, Barbieri, rischia un po' Massardi, però se la cava, Scarabaggio, ancora Massardi sulla pressione dell'Albino Gandino, palla in avanti ora per Venturi, scatto di Venturi fermato con la palla all'indietro, il rilancio, palla allontanata in fallo laterale, proteste ancora da parte dei sostenitori dell'Oceana, ma sinceramente non sono d'accordo con queste situazioni di protesta. Intanto la rimessa laterale che viene effettuata da Savoldelli, poi Franchini, lo scatto di Franchini fermato, poi c'è il fallo, è rimasto giù Franchini, si avvicina il direttore di gara, un richiamo, calcio di punizione che sarà battuto da Luca Massardi, mentre intanto siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco. Pallone all'indietro, palla lunga, sfiorato di testa Scarabaggio, forse l'ultimo tocco di Savoldelli, la rimessa laterale assegnata all'Orceana, attenzione ancora questa azione, Barbieri, Scarabaggio che va sul fondo, palla intercettata, allontanata da Veloli, siamo al limite dell'area, parte un tiro respinto, attenzione ancora il pallone allontanato dalla difesa Albino Gandino, lo scatto di Veloli e poi Confalonieri attaccato da Massardi, Confalonieri vince il primo rimpallo, poi perde la palla, si chiude la difesa dell'Orceana e ora la ripartenza della formazione ospite con Rossi. Parte il lancio Marfo, ancora Recagni, tra le sole in avanti per Venturi, palla intercettata, Veloli la gioca su Tiravoschi, l'esterno a cercare Savoldelli, Savoldelli ci arriva, poi rientra al centro, tocco in mezzo, Tiravoschi, Veloli, Zanga, poi ancora Zanga che ha ricevuto da Fratus, Veloli, Zanga, traversone, palla deviata, c'è stato un fallo al centro area, calcio di punizione fischiato a favore della formazione di Mario Donelli. Piacentini, tocco arretrato, Rossi, poi Recagni, fermata la sua azione, rimessa laterale, palla all'indietro e calciata ancora in avanti da Rossi,
questa volta c'è però un tocco impreciso, rimessa in gioco a favore dell'Albino Gandino. Stiamo avvicinando verso la parte finale di questo primo tempo. Teggio è di 2-1, partita ancora apertissima. Tira Voschi, Zanga, Savoldelli. Attenzione, ancora un pallone respinto. Zanga poggia indietro per Fratus, palla allontanata, ancora Savoldelli, fermato fallosamente. Calcio di punizione, attenzione, palla però intercettata e battuta troppo velocemente dalla formazione di casa. Tutto da rifare per il signore Scarano. Calcio di punizione battuto. Ancora il pallone controllato dalla Vino Gandino, ma c'è la rimessa laterale a favore dell'Orciana che prova ad avanzare con Reccagni. Poi c'è un intervento, calcio di punizione fischiato a favore della formazione di Donelli, che intervento, ancora un contrasto, vediamo, rimessa in gioco a favore della formazione Albino Gandino, vediamo. Dovrebbe essere esposta la lavagna con il tempo di recupero, 3 minuti ancora da giocare in questa prima frazione di gara. Intervento di Zanga, poi fermato. Ancora Zanga. Cerca lo scambio con Tiravoschi, non c'è intesa, si chiude la difesa dell'Orceana. Piacentini, ancora Piacentini, poi Barbieri, Rossi, Reccagni, Barbieri, Minelli, intervenuto Carrara Francesco con il pallone, è stato toccato per l'ultimo da un giocatore dell'Orceana. La rimessa in gioco Norris. Lancio lungo a cercare Tiravoschi, poi è intervenuto Rossi che ha spedito la palla in calcio d'angolo. Siamo entrati già nel terzo minuto di recupero quando si va a battere questo tiro dalla bandierina con Zanga che si incarica della battuta. Ecco il traversone, deviazione, poi Norris che ha spinto Marfo e calcio di punizione fischiato dal signor Andrea Scarano per la formazione ospite che prova ad avanzare ora questo però retropassaggio su Magoni. Rossi, lungo rilancio, è venuto Norris e in questo istante l'arbitro
manda le due squadre negli spogliatoi. Finisce dunque il primo tempo fra Albino Gandino e Orseana, con l'Albino Gandino in vantaggio per 2-1, i gol di Confalonieri al terzo e poi il raddoppio di Tiraboschi al quindicesimo e il gol dell'Orseana per il 2-1 di Venturi al ventiduesimo. Questo è tutto, a risentirci per la ripresa. Amici sportivi, abbiamo riacceso la telecamera qui al Campo Falco di Albino, dove sta per avere inizio il secondo tempo dell'incontro di calcio fra l'Albino Gandino e l'Orseana. Ricordo, partita valevole per il campionato di eccellenza Girone C, giunto alla 30ª nonché ultima giornata. Risultato del primo tempo vede l'Albino Gandino in vantaggio per 2-1, la formazione di casa sta per effettuare due sostituzioni in questo avvio di ripresa. Vediamo, è pronto a entrare Ongaro. E credo entri anche Amzawi. Adesso vediamo la sostituzione, le due sostituzioni che vengono effettuate subito dalla formazione di casa. Arriva l'assistente a controllare, dunque è uscito il numero 7 Zanga ed è entrato Federico Ongaro. E poi è entrato in campo anche il numero 19 Anzawi al posto del numero 6 Beloli. Dunque Roberto Radici in questo secondo tempo ha effettuato due sostituzioni. Dunque riepilogo delle formazioni in campo. L'Orseana in maglia bianca-azzurra è schierata con Magoni, Reccani, Marfo, Massardi, Rossi, Piacentini, Venturi, Barbieri, Minelli. Ricordo che dopo un minuto di gioco è stato espulso Lanzi. E dunque Orciana che gioca in 10 uomini, la formazione allenata da Mario Donelli. Risponde l'Albino Gandino in completa tenuta gialla, che con i due cambi adesso è così sistemata sul terreno di gioco, con Tanghetti, Carrara, Fratus, Savoldelli, Noris, Franchini, Tiraboschi, Carobbio, con Falegneri, Ongaro e Anzawi. L'incontro è diretto dal signor Andrea Scarano della sezione di Seregno. I suoi assistenti sono il signor Antonio Nicolò e Danilo Monopoli della sezione di Milano. Ricordo la classifica, l'ottavo posto per l'Albino Gandino con 46 punti, mentre l'Orseana è terzultimo con 22 punti. Tanto discussioni in campo per una rimessa laterale. Carrara Francesco per Franchini. Franchini ha provato a liberarsi, ma è stato chiuso da Reccani con palla che è terminata sul fondo. Ora il rinvio di Magoni, che ricordo è il più giovane giocatore in campo, classe 2002. Bravo nel corso del primo tempo in un paio di interventi, nulla da fare sulle due reti realizzate da Confalonieri e Tiraboschi. Intanto il lungo lancio a cercare Anzawi, palla messa in fallo laterale. La rimessa è per l'Albino Gandino con Carrara per Tiraboschi, ancora Carrara supera un avversario, sta per entrare in area, lo scambio con Tiraboschi che va al tiro, un palla sull'esterno della rete, dunque conclusione di Tiraboschi dopo 2 minuti e mezzo della ripresa. Stefano Magoni va a rinvio. C'è il colpo di testa, intervento di Ongaro, riparte ora in avanti l'Orseana con Piacentini.
contrastato da Franchini. Palla allontanata, ancora un contrasto. Savoldelli si guadagna una rimessa laterale. Il capitano Mauro Savoldelli, che ha effettuato poi la rimessa laterale. Ungaro, l'apertura per Carrara Francesco. Tiravoschi, perde palla Tiravoschi, poi il lancio in avanti, va a chiudere Fratus, protegge il pallone e lo lascia terminare sul fondo. Ricordo che l'Orceana, in piena bagarre nei play-out, mette l'Albino Gandino, vuole chiudere il campionato in bellezza, diciamo, con un'altra vittoria che potrebbe far salire la formazione di Roberto Alici a quota 49 in classifica. Massimo punteggio della formazione Albino Gandino nel campionato di eccellenza. Ungaro, apertura sulla sinistra per Savoldelli, avanza il capitano, stinge poi al centro, cerca lo scambio, la finta di Confalonieri, ha recuperato palla però l'Orceana, sul contrasto poi Savoldelli, ultimo tocco di Savoldelli che mette la palla fuori. Scaravaggio può effettuare la rimessa laterale. Palla allontanata di testa, poi c'è un fallo di Massardi. Calcio di punizione. Noris toccato verso Ungaro. Carrara Francesco. Anzawi prova a girarsi, traversone, attenzione, arriva Savoldelli dalla parte opposta, altro cross in area, colpo di testa di Rossi, Franchini, Noris colpisce l'arbitro, recupera Savoldelli, Ungaro vuole il lancio in area, Confalonieri, la girata per il 3-1 di Confalonieri, che sale a quota 23 in classifica di reti segnate, e Confalonieri dunque realizza il 3-1 che a mio avviso a questo punto potrebbe aver chiuso la gara. Visto che l'Orceana gioca in inferiorità numerica, dopo un minuto di gioco praticamente è stato espulso Ivan Lanzi, e Confalonieri dunque una doppietta fino a questo momento della gara. Orceana che manovra con Marfo, tocco arretrato Barbieri, ancora questa azione Barbieri, lo scambio, ancora Barbieri, Minelli, Barbieri, 1-2, Piacentini, poi Minelli contrastato, ultimo tocco di Franchini, rimessa laterale. Effettuata da Reccagni, poi nei pressi della bandierina, pallone è uscito, vediamo segnalazione dell'assistente qui sotto la tribuna, rimessa in gioco è a favore della formazione allenata da Roberto Radici. Beloli, 1-2, lo scatto di Tiravoschi è fermato fallosamente, e qui esce il giallo per Marfo, fallo da dietro su Tiraboschi che si era liberato bene.
è stato atterrato fallosamente il signor Andrea Scarano, è stato il giallo nei confronti del numero 4 dell'Oceana. Siamo all'ottavo della ripresa. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Norris. Calcio sulla sinistra, Carobbio ha cercato l'1-2, esce bene ora la retroguardia dell'Oceana che prova a ripartire. Palla in mezzo, Barbieri sul contrasto, arriva Scaravaggio, Barbieri, Franchini, il calcio di punizione per il fallo di Franchini subito battuto, Scaravaggio mette in mezzo, allontana Fratus, buono il controllo di Confalonieri, poi Ongaro, Anzawi, lo scatto ancora di Franchini, Ongaro, la girata per Confalonieri che entra in area, palla messa in mezzo, pericolosa, attenzione, poi c'è il calcio d'angolo per il tocco di Reccagni. Calcio d'angolo che andrà a battere Ongaro. E vediamo Franchini, Norris, Tiravoschi, parte il traversone, colpo di testa di Massardi, palla in fallo laterale, rimessa in gioco Carrara Francesco, Ongaro, poi Franchini, Anzawi, il traversone di Anzawi intercettato, palla deviata ancora in calcio d'angolo. 10 minuti di gioco della ripresa con la formazione di casa che va a battere questo tiro dalla bandierina, sempre con Federico Ongaro, traversone insidioso, c'è il colpo di testa di Norris, poi con Falonieri. Poi il colpo di tacco, ma c'è il recupero di Venturi, atterrato poi fallosamente da Carobbio. Calcio di punizione che verrà battuto da Magoni. Palla in profondità, c'è il colpo di testa di Venturi. Poi Minelli ha toccato in avanti, palla respinta da Carrara Francesco, buono questo inserimento, quello di Minelli, prova a entrare in area, interviene Norris. Apertura per Carobbio, lo scatto in avanti di Carobbio. Ancora il tocco sulla sinistra. Savoldelli, Ongaro. Palla all'indietro per Norris. Franchini, apertura per Carrara Francesco che ci arriva. Ancora Norris. Palla lunga in area, intervento di Scaravaggio. Poi Franchini che va a chiudere e mette la palla in fallo laterale. La rimessa in gioco dunque di Scaravaggio, palla giocata da Venturi. Poi c'è un fallo, calcio di punizione. Attacca l'Oceana. Barbieri, poi Minelli, Rossi. Ancora Barbieri, resiste bene una carica, tocco in mezzo per Piacentini, questa apertura, mette giù bene Reccagni,
e poi il traversone impreciso con il pallone direttamente sul fondo. Alessio Tanghetti è pronto ad andare al rinvio. C'è colpo di testa. Poi Ungaro. Apertura per Anzawi. Carrara Francesco. Franchini prova la conclusione. È rimasto a terra Marfo. Sulla conclusione di Franchini, qualche problema per il numero 4 dell'Orceana, che poi però si rialza. Attenzione all'angolo per Albino Gandino con Ungaro sul secondo palo, non ci arriva Tiraboschi, recupera però Franchini. Carobbio mette in mezzo, palla allontanata, Savoldelli all'indietro per Tanghetti. Lungo rilancio Ungaro che la tocca, vede per Anzawi, contrastato da Rossi, palla messa in fallo laterale. È andato il primo quarto d'ora della ripresa, Albino Gandino è riuscito a realizzare il terzo gol, portandosi dunque sul 3-1. Intanto il traversone di Ungaro deviato, il fallo laterale. Rimessa in gioco Tiraboschi, poi Franchini da conclusione, palla altissima. E ci sarà dunque il rinvio di Magoni per Rossi. In verticale, anticipato Minelli, lo scatto di Franchini, che cerca poi di appoggiare per Tiraboschi, palla recuperata dall'Orceana. Piacentini, poi Minelli. Palla ora all'indietro. Marfo, toccato ancora il pallone, arriva Carrara Francesco in anticipo, Marfo ancora che la gioca in mezzo, Piacentini, Minelli, intervento di Franchini che poi è stato fermato fallosamente, calcio di punizione. Calato un po' sicuramente il ritmo in questa ripresa. Intanto Savoldelli però cerca l'1-2, non si chiude questo scambio tra Savoldelli e Confalonieri. Eccetto però il pallone Ungaro, ma ancora l'Orceana che riparte. Fermato Venturi, Noris, Franchini, Noris, Carà Francesco, ancora Noris, Fratus, Ungaro, Carobbio, tocco per Savoldelli. Ora Savoldelli, traversone, palla di poco alta. Intanto vediamo che esce dal terreno di gioco Piacentini ed entra Mapelli. Poi c'è ancora un altro cambio, esce il numero 4 ed entra il numero
15, dunque entra Venturi, Marco Venturi al posto di Marfo. Dunque tre sostituzioni nell'Oceana e due nell'Albino Gandino fino a questo momento della gara, 18 minuti della ripresa. Il rinvio di Magoni, pallone giocato da Reccagni con un lungo lancio a cercare Minelli sulla protezione di Carrara Francesco, il pallone esce e ci sarà dunque la rimessa laterale fuori dall'Albino Gandino, sempre con Carrara, deviazione poi di Anzawi. La rimessa in gioco del nuovo entrato Marco Venturi. Colpo di testa di Anzawi, palla messa fuori. Ancora intervento di Anzawi sul rinvio. La palla è uscita con una deviazione. Dunque. La rimessa in gioco. Ungaro Tanghetti alza un campanile al limite dell'area, attenzione, la conclusione, c'è il gol del numero 16 Matteo Mapelli, 3-2. Partita riaperta ancora dall'Oceana su un rinvio un po' sbilenco di Tanghetti, che ha alzato un po' una palla a campanile, il pallone è arrivato sulla destra per Matteo Mapelli, che ha effettuato una conclusione che ha superato l'estremo difensore dell'Albino Gandino, dunque punteggio che è ora di 3-2. Calcio di punizione con Ungaro sul pallone. Intanto ci sono ancora delle discussioni in campo. Qualche spinta di troppo, mentre il direttore di gara è andato a richiamare un po' di giocatori postati al limite dell'area. Pronto Ungaro. Traversone in area, palla sfiorata di testa, recuperata da Mapelli. Prova a ripartire, interviene ancora Savoldelli, poi Franchini. Ancora Franchini, palla messa in mezzo, troppo corta però per Confalonieri, e spinge Rossi, mette fuori, tira Voschi, poi Anzawi, protesta ora il numero 15 Marco Venturi per questo intervento falloso su Anzawi. Calcio di punizione. Siamo al 22esimo. Attenzione. Parte il traversone in area, respinto di testa, ancora il lancio lungo di Noris per Carrara Francesco, il suo passaggio intercettato in fallo laterale. Dunque partita che si è riaperta con il gol di Mapelli
dalle 3-1, dunque si è passati alla 3-2, ora c'è un calcio di punizione fuori dall'Orseana, battuto Scarabaggio, poi Barbieri, il lancio in avanti, palla che va a terminare direttamente sul fondo prima dell'intervento di Matteo Mapelli. Tanghetti è pronto ad andare al rinvio. Palla uscita, rimessa in gioco, poi l'area spinta, ancora un'altra rimessa laterale. Scarabaggio, che viene Savoldelli. Poi sul rilancio c'è una deviazione. Savoldelli per la rimessa laterale. Intanto c'è un intervento ora di Confalonieri, anticipato da Massardi. Il pallone va poi a terminare in calcio d'angolo. Ongaro. Battere il tiro dalla bandierina al 25esimo della ripresa. Il traversone, deviazione di testa di Venturi. Rimessa laterale. Carobbio. Confalonieri. Traversone intercettato e respinto in fallo laterale da Rossi. Ancora il pallone giocato dall'Orseana, poi c'è stato un fallo di Carrara Francesco, calcio di punizione. E sulla palla capitano Giovanni Rossi in avanti, il colpo di testa, poi Ongaro, il tocco per Carobbio, attacco di Carobbio, tocco ancora in avanti lì, il tiro Moschi, palla però intercettata, attenzione, suggerimento poi lunghissimo con palla che va a terminare sul fondo. Allora, ne approfitto anche per leggervi un po' alcuni dati della formazione del Albino Gandino, che praticamente ha vinto 14 partite, con eventuale vittoria questa salirebbe a 15, ne ha pareggiate 4 e perse 11. Intanto si alza la bandierina del fuorigioco per Tira Boschi. Segnalina che rimane con la bandierina alzata. E ora è stato fischiato il fuorigioco e l'abito va nei pressi del suo collaboratore. Stavo dicendo anche che Albino Gandino ha realizzato con queste tre reti 51 in campionato e ne ha subite 36. Il capocannoniere è Luca Confalonieri con 23 reti. Ci sono state anche, diciamo, 36 ammonizioni e 2 espulsioni per quanto riguarda l'Albino Gandino in questo campionato, anche se ci sono ancora, siamo al 28esimo, comunque 17 minuti ancora da giocare in questa ultima partita. Intanto è rimasto infortunato
il numero 8 della formazione di casa Franchini, colpito alla testa. Ora sta portando a bordo campo tanto Norris, può battere il calcio di punizione, lo scambio con Ungaro, ancora Norris, Savoldelli con Falonieri, palla in avanti, intercetta Ungaro, Fratus, tira Voschi, anticipato da Rossi, attenzione, attenzione, questa palla in avanti per l'Orseana, traversone nell'area, pericolosa questa situazione con il tiro poi di Rossi, decentrato, bloccato da Tanghetti. Intanto lancio di Norris per Tiravoschi, prova a liberarsi, viene fermato, ancora il pallone giocato in avanti dall'Oceana con il pallone di Venturi fermato, il lungo rilancio a cercare lo scatto di tiro di Confalonieri, tocco in mezzo per Franchini, conclusione pericolosissima di Ungaro con palla di poco sul fondo, altra occasione pericolosa questa per la formazione di Roberto Radici. Tanto Magoni a rilancio di testa, Franchini, palla ributtata lunga con Norris che appoggia all'indietro per Tanghetti. Tanghetti si prepara al rinvio, il colpo di testa, poi lo scatto in avanti, 1-2, palla sulla destra, Franchini, ancora con Falonieri, Franchini, Carobbio, conclusione respinta, poi ancora Savoldelli, palla sulla destra per Anzawi, Franchini, Carrara, ancora Franchini, ha cercato la girata con Falonieri, deviazione in calcio d'angolo, passaggi nello stretto per l'Albino Gandino dentro l'area, in due o tre occasioni non è riuscita ad andare alla conclusione, i tiri respinti, attenzione intanto all'angolo, deviazione di Magoni, poi la ripartenza di Mappelli, palla poi controllata da Carobbio, Tiravoschi viene fermato, poi c'è il fallo ai danni di Carobbio, calcio di punizione. Siamo al 32esimo. Norris intanto sul pallone, lancio in verticale per Franchini, 1-2, Anzawi, e il pallone che supera la traversa di pochissimo. Altra palla gol costruita dalla formazione di Roberto Radici, con possibilità di andare sul 4-2.
il punteggio rimane ancora dunque di 3-2, dunque attenzione a lungo rilancio, Norris di testa, poi Savoldelli, Ongaro, Tiravoschi cerca di liberarsi, Franchini con Falonieri, palla allontanata, Savoldelli sul contrasto, palla ancora gol e non riesce con Falonieri a superare l'uscita di Magoni. Che poi rimette in gioco il pallone. Rossi. Reccani Rossi. Lungo lancio. Mapelli entra in area, attenzione. E c'è il pareggio! C'è il pareggio di Mapelli al 34esimo, dunque Mapelli ha pareggiato per l'Oceana. Dopo aver sciupato tanto l'Oceana, che lo ricordo sta giocando in inferiorità numerica dal primo minuto di gioco, è riuscita a recuperare il doppio svantaggio e ora siamo sul 3-3. Anzawi si mette in mezzo, alla controllata da Barbieri, l'intervento di Carobbio e palla che termina in fallo laterale. C'è la rimessa in gioco dunque per l'Oceana. 6 reti e tante occasioni abbiamo visto in questo incontro fino a questo momento, dunque dalla gara. Mancano ancora 10 minuti al termine. Tiravoschi, Franchini, Savoldelli, Norris, il lancio intercettato e allontanato in fallo laterale. Carrara Francesco sta per effettuare la rimessa laterale, ma c'è un cambio, uno per parte, esce Carobbio, al suo posto entra Ribolla. Terzo cambio dunque nella formazione Albino Grandino, mentre esce il numero 11 Minelli, al suo posto entra Pedretti. Esce dunque Minelli con tutta calma. Con moltissima calma esce Minelli. Ed entra Pedretti. Savoldelli che avanza, palla a piede. Che nessuno ti dà dei titoli, nessuno ti ha dato titoli. Ancora Ribolla che tocca il suo primo pallone. Sei tu, a
ancora il pallone sulla destra, Carrara Francesco che rimette in mezzo, palla recuperata da Nori, poi ancora Anzawi, calcio d'angolo. Calcio d'angolo dunque per la formazione di casa, che ha subito la rimonta dell'Oceano. Ancora dunque questo tiro dalla bandierina, Noris, conclusione di Noris che però non trova lo specchio della porta. Intanto il rinvio di Stefano Magoni. Intanto c'è l'intervento di Ribolla, poi il pallone calciato in avanti con Tanghetti che lo recupera e lo gioca su Noris. Lancio lungo di Noris a cercare l'inserimento di Franchini, interviene Bene Rossi che allontana. Poi Noris ancora sull'attacco di Venturi, riesce ad appoggiare all'indietro. Ora Fratus, Savoldelli. Tira Voschi, sbaglia però il tocco in avanti, Ribolla, commette fallo. Il gioco riprenderà con un calcio di punizione, mentre siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco. Poi vedremo l'eventuale recupero. 3 pari il punteggio. Tanto il lungo rilancio sulla destra, Mapelli, autore di 2 gol per l'Oceana. I 2 gol che hanno permesso alla formazione di Mario Donelli di pareggiare questo incontro. Ora il lungo rilancio, c'è un colpo di testa, Rossi allontana, arriva Ongaro, tocco però con palla direttamente in fallo laterale. Rimessa in gioco di Scarabaggio. Poi Noris che avanza, palla al piede, lancio a cercare Ribolla, Ribolla ha toccato però il pallone con una mano, calcio di punizione, batterà il numero 5 Massardi. Palla lunga sul rimpallo, c'è fuori gioco, calcio di punizione battuto, pallone però in movimento, tutto da rifare per il signore Scarano. Savoldelli, 42 minuti della ripresa, Ongaro, Franchini, allora Francesco, Anzawi anticipato, palla allontanata, rimessa in gioco di Noris, ancora Noris, lancio per Anzawi, mezzo a 2, pallone poi allontanato ancora, il fallo laterale
Carrara Francesco effettua la rimessa laterale. Norris, un'apertura un po' troppo arretrata, Savoldelli segue il pallone. Poi c'è un contrasto, vediamo. C'è un fallo, un calcio di punizione a favore dell'Orciana, che sta cercando di portare a casa questo risultato importante, visto che è impegnata nei play-out, sicuramente non vuole arrivare penultima. Visto che il Casazza ha 20 punti, l'Oceano ne ha 22. Rientra. Intanto Carrara Francesco. Lancio in avanti, palla allontanata da Rossi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Ungaro, avanza Ungaro, Carrara Francesco, attenzione, traversone, deviazione di testa di Rossi, poi ancora Carrara Francesco, Franchini, Tiraboschi, Carrara Francesco prova a mettere in mezzo questo pallone in uscita del portiere Magoni. Ora sono 2 i minuti di recupero che cominciano in questo istante con il portiere Magoni che con tutta calma effettua il rinvio di testa. Savoldelli, poi Ungaro in anticipo, il lancio, c'è stato un intervento, calcio di punizione a favore dell'Orceana. Qualche dubbio sicuramente su questa decisione. Intanto vediamo che c'è il calcio di punizione che sarà battuto da Massardi. Palla lunga di testa, il tocco di Fratus su Tanghetti. Franchini, Fratus, Savoldelli, ribolla, Savoldelli, palla messa in mezzo, allontanata da Rossi, ancora il pallone, giocato da Carrara Francesco con un lungo lancio in area. Il colpo di testa e in questo istante arriva il triplice fischio di chiusura. Finisce qui con un punteggio di 3-3 Albino Gandino, che sale a quota 47 in classifica, e Orceana che sale a quota 23. Le reti velocemente nel corso del primo tempo: Tiraboschi per l'1-0 e Confalonieri per l'1-0, poi raddoppio di Tiraboschi per il 2-0 e gol di Venturi per l'Oceana, che ha accorciato le distanze al 22esimo. Poi il 3-1 di Confalonieri ancora, dunque, che ha realizzato per l'Albino Gandino. E poi dopo il 3-1 ci sono stati i 2 gol di Mapelli al 20esimo e al 34esimo, che hanno portato appunto il risultato sul 3-3. Finisce qui questo campionato, dunque Albino Gandino che lo chiude con 47 punti in classifica, e noi vi diamo appuntamento al prossimo campionato dell'Albino Gandino.
sull'altro. Lasciamo prendere il